Assessore, traguardo raggiunto, quali sono le prime sensazioni? Felicità, ovviamente, dalla notizia che ci è stata data, è ovvio anche un senso del dovere che inizia a farsi sentire. Dobbiamo lavorare fin da subito per due motivi: il primo, dimostrare che la candidatura ce la siamo meritata; il secondo, quando sarà l'occasione di far vedere a tutto il mondo quello che Milano Cortina è in grado di fare. Ecco, da qui, diciamo, da domani, che cosa vi aspetta? Da domani, oltre a rispondere a tantissimi messaggi che stanno arrivando di complimenti e di supporto, ci sarà ovviamente da continuare il lavoro che in realtà poi stiamo facendo a supporto dello sport, a supporto dello sport invernale in tutte le sue sfaccettature, quindi piantistica, associazioni sportive, federazioni, professione della montagna. È ovvio che dobbiamo mettere quel quid in più che le Olimpiadi meritano. Ecco, l'ultimissima cosa, adesso a freddo, quanto ci credeva in queste Olimpiadi? Prima magari non lo diceva per scaramanzia. Per scaramanzia non lo dicevo, devo essere sincera, però ci credevo.